Buongiorno a tutti, siamo qui in compagnia di Guglielmo Lui, presidente CIV dell'INAIL. E allora le chiediamo subito, siamo qui riuniti per l'incontro sulla legalità e sicurezza del lavoro. E è importante partire dai giovani con questa cultura? Assolutamente sì, si può fare tanto con i controlli, con l'innovazione tecnologica, ma poi sono le persone che fanno la differenza dal punto di vista della percezione del rischio e del rispetto di alcune regole basilari per evitare appunto incidenti o malattie professionali. L'attenzione della persona si crea attraverso un percorso che inizia dalla scuola. Sapere che quella cosa è pericolosa deve essere considerata ormai normale e scontata, e quindi il rapporto con voi, con i ragazzi, con le ragazze e con la scuola è fondamentale, altrimenti ci rimane solo la sanzione, la penalità, il controllo, ma se la persona non, come dire, vive direttamente questa cultura della legalità, del rispetto delle regole e quindi anche della sicurezza, è difficile fare veramente il salto di qualità e far sì che il lavoro sia una cosa importante e non dannosa. L'Italia registra oltre 1.000 morti l'anno nel campo degli infortuni sul lavoro. Quali misure si possono adottare nel breve e nel lungo termine per ridurre questo fenomeno? Non c'è la bacchetta magica, noi abbiamo avuto negli anni 2000 un dato molto più alto, poi a un certo punto questo numero di, diciamo, 1.000 morti l'anno si è fermato, nonostante l'innovazione tecnologica, perché oggi lavorare in alcune imprese è molto meno pericoloso che prima, ma si sono affacciati nuovi rischi. Cambia il lavoro, cambiano le tecnologie, cambia il rapporto tra imprenditore e lavoratore. E quindi i nuovi rischi vanno anticipati e vanno visti. Quindi formazione, tanta formazione, sia in generale che su quel lavoro in particolare, informazione, quindi attenzione, queste cose non si possono fare, e innovazione tecnologica. Oggi in un cantiere edile non si lavora più come 30 anni fa, 20 anni fa, ma nel contempo sono nati nuovi lavori. Pensi a Amazon, alla logistica. Quanti autisti vanno in giro, quanti incidenti e infortuni mortali ci stanno per le strade, cosa che prima erano molto minori. Quindi si risolve un problema da una parte, se ne apre un altro, e quindi essere capaci di anticipare il rischio. Quindi formazione, informazione e prevenzione. Quindi pensa che con l'automazione e l'arrivo di nuovi robot si possa effettivamente ridurre i mestieri più a rischio? Certamente sì, ci sono dei robot straordinari che sostituiscono l'uomo e l'uomo diventa più un gestore della tecnologia, quindi anche i ragazzi e le ragazze che escono dagli studi tecnici non saranno più alla catena di montaggio con la chiave inglese ad avvitare, e regoleranno tramite una console, una macchina che svolge quel lavoro, quindi il rischio diminuisce, ma nel frattempo nascono nuovi lavori. Nuovi lavori che non sempre riusciamo a capire come sviluppano, ripeto, penso alla logistica, al trasporto, anche per certi aspetti a parte del lavoro agricolo, e quindi bisogna affrontare i nuovi lavori con nuova prevenzione perché quella di prima che è superata non funziona più. Perfetto, noi ringraziamo il nostro ospite e vi auguriamo una buona giornata.